Ciao, io sono Annalisa e oggi voglio raccontare quali sono state le abitudini che mi hanno cambiato la vita facendomi diventare una studentessa di successo e una persona produttiva. Infatti, mettetevi in testa che non si nasce sapendo esattamente quale sia la strada giusta per il successo, ma si sbaglia, si sbaglia, si sbaglia e ad un certo punto si capisce come fare bene quella cosa che si continuava a sbagliare. Oggi in particolare vi racconto quali sono state le abitudini che mi hanno letteralmente cambiato la vita, quelle abitudini che se io mi guardo indietro mi rendo conto che hanno contribuito ai miei piccoli successi, a farmi avere una buona carriera universitaria, una buona organizzazione, una buona motivazione e soprattutto disciplina. Non dimenticatevi però di iscrivervi al canale, lasciare un like a questo video e mi piacerebbe che nei commenti condivideste con tutti noi quella che è stata l'abitudine per voi essenziale per dare la svolta a quello che state facendo. Quindi vi aspetto nei commenti. Iniziamo! Svegliarsi presto. Quando ci si sveglia presto, tutta la vostra vita cambia, le vostre energie cambiano, il vostro mindset cambia, cambia tutto, è incredibile e soprattutto è come se ci fossero il doppio delle ore in una giornata. Non mi chiedete perché, ma vi assicuro che è così. Io vi assicuro che la mia produttività quando mi sveglio intorno alle 6 è totalmente diversa da quando già banalmente mi sveglio alle 7 e mezza. Sembra letteralmente di avere il doppio delle ore in una giornata. Un'altra cosa molto importante è avere una morning routine. E qui vorrei dare ufficialmente il benvenuto a tutti i nuovi iscritti su questo canale, invitandovi a leggere quello che è stato per me il libro che mi ha cambiato la vita. Si chiama The Miracle Morning. Vi lascio nei commenti il link sia per la versione italiana sia per la versione inglese. Questo libro non solo vi racconta quali sono gli elementi fondamentali di una buona morning routine e come attuarli, ma in qualche modo vi fa capire anche qual è l'importanza di dedicarsi del tempo la mattina, perché è importante avere una morning routine e soprattutto come la vostra vita può cambiare e come ne potrete beneficiare. Fare attività sportiva non è quella cosa, oddio, devo andare in palestra, la prova a costume, questo e l'altro. No, 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 toglietevelo dalla testa. Dovete riuscire a trovare un'attività che vi piaccia, che vi sfoghi, che vi aiuti a scaricare la tensione e che quando uscite, nonostante la stanchezza, vi sentite in qualche modo padroni del mondo. Il senso è muoversi, perché qualsiasi cosa scegliate di fare, oggi ci sono un sacco di attività, dalla box al crossfit, al nuoto, andate a ballare la salsa, fate quello che volete, ma il succo del discorso è muovetevi, perché una persona in salute che fa attività sportiva avrà sempre una produttività più elevata e anche una disciplina migliore di una persona che non si allena affatto. Perché fare sport, fare attività fisica influisce soprattutto sul nostro cervello e sulla nostra produttività. E questo non lo dico io, ma ormai ci sono milioni di studi che dimostrano come sia importante fare sport e come l'attività aerobica, in particolare, ne avevo già parlato in qualche altro video, possa migliorare le nostre performance di studio. Mi raccomando, non forzatevi di fare cose che non vi piacciono, ma cercate un'attività che vi appassioni e vi renda pieni di energia. Tenere la scrivania ordinata. E qui vorrei parlare più in generale di tutto l'ambiente che vi circonda. Non sottovalutate l'ambiente che vi circonda, perché non avete idea di come un ambiente ordinato possa influire su di voi e sulla vostra produttività. Quindi, quando dovete lavorare o quando dovete studiare, mi raccomando, prima di iniziare, guardate la vostra scrivania e fate sì che sia tutto ordinato. Influisce incredibilmente sulla vostra concentrazione, come spiego già nel video in cui parlo di come stare concentrati. E quindi stare in un ambiente ordinato vi permetterà di aumentare la vostra concentrazione e riuscire ad essere concentrati farà di conseguenza aumentare la vostra produttività. Spegnere il telefono o in alternativa disattivare le notifiche inutili. Voi non vi rendete conto, o forse quel che è peggio, sì, di quante ore il telefono ci rubi. Quando dovete studiare e lavorare e avete bisogno di essere concentrati, mettetevi al telefono, fatelo totalmente sparire oppure disattivate le notifiche inutili. Ho già parlato di un trilione di metodi su come evitare di distrarsi col telefono. Sta di fatto che questo è il primo passo davvero per essere produttivi. Fate una to-do list che sia concreta, efficace e realizzabile. Il mio consiglio è quello di fare una to-do list prioritaria sulla base delle cose più importanti all'interno della settimana o all'interno di quella giornata. Non dovete andare ad inserire tutte quelle piccolezze che dovete fare durante il giorno, perché questa non deve essere una cosa che poi viene buttata lì, non verrà mai completata, vi avrà solo fatto perdere tempo e sarà totalmente inutile. Dovete inserire pochi task in linea con le vostre priorità e task specifici.
specifici, quindi non studiare matematica, studiare diritto, studiare no, studiare capitolo X, studiare 4 ore di quella materia, fare 40 minuti di allenamento, scrivere assolutamente quelle email, iniziare a leggere quel libro per la tesi, task specifici, importanti, assolutamente urgenti e in ordine di priorità, in modo che se non riuscirete a fare tutto, le cose che non avete fatto, anche se erano importanti, erano meno importanti di quelle che avete fatto per prime. Eat the frog, non aspettare la sera per fare la cosa assolutamente più importante, continuando a procrastinarla, facendo prima altre cose un pochino più inutili. La prima cosa da fare durante la giornata è proprio quella che ti causa più ansia, più stress, che non vuoi fare. Quindi ingoia il rospo e inizia la giornata subito facendola, così poi te la sei tolta e hai tutto il giorno per fare il resto e soprattutto non la procrastinerai. Stop multitasking. Smettiamola di voler fare troppe cose contemporaneamente. Noi non siamo multitasking. Multitasking è una parola che nasce con riferimento ai computer, che sono macchine e hanno la capacità di fare bene più cose contemporaneamente. Noi abbiamo bisogno di concentrarci su una cosa alla volta per riuscire a farla bene. Quindi concentratevi su una cosa, quando avete finito quella cosa passate al resto, e su questo ovviamente tiro in ballo il metodo del pomodoro, di cui qua non parlerò perché ne ho già parlato a sufficienza in qualsiasi altro video. È una tecnica di gestione del tempo, se ancora non la conoscete googlatela su internet, e sappiate che io non consiglio la strategia 25-5, ma consiglio semplicemente la strategia che più si adatta alla vostra concentrazione, quindi scegliete semplicemente il minutaggio che più vi piace e che più è in linea con la vostra concentrazione. Compilate una distraction list, cioè tutte le volte che dovete fare qualcosa, dovete studiare, dovete lavorare, tenete in parte a voi un foglio bianco. Ecco, tutte le volte che vi state distraendo perché vi viene in mente qualcosa da fare, devo mandare un'email, devo fare una chiamata, oddio devo fare questa cosa, vi fermate un attimo, la scrivete sul vostro foglio bianco e poi tornate a quello che stavate facendo. Questo perché l'avete fissata su carta, non ve la dimenticherete, e lo scrivere in qualche modo libera anche la vostra mente da quel pensiero. Fare pause. Prendetevi ogni ora e mezza un attimo di pausa, 5-10 minuti, rinfrescatevi la faccia con l'acqua fredda, aprite le finestre, fate circolare l'aria, fate un attimo degli esercizi di respirazione, degli esercizi agli occhi, mangiate uno snack, riposatevi, ok? Questo vi aiuterà a lavorare bene, perché se voi siete sui libri ma non ci siete, non state producendo, ma ci state perché sennò vi sentite in colpa, così non andate avanti. Invece fare una piccola pausa di 5-10 minuti ogni ora, ora e mezza di lavoro, alzarsi, sgranchirsi le gambe, fare un attimo di stretching al collo, muoversi, uno, farà circolare il sangue, due, vi farà avere molta più energia, tre, effettivamente vi riposerete e quando tornerete sui libri sarete molto più carichi. Queste sono alcune delle strategie che hanno incredibilmente cambiato la mia produttività, quindi come sempre io so che magari alcune cose a volte non vi ispirano da fare oppure vi sembrano irrilevanti. Io vi consiglio assolutamente di provare tutte queste strategie, perché soprattutto quando si ha bisogno di essere produttivi e di massimizzare la propria produttività al massimo, in una piccola fascia di tempo attuare tutta una serie di strategie può davvero fare la differenza sulla vostra produttività. Quindi vi invito caldamente a provare tutte queste tecniche. Mi raccomando, se avete qualche consiglio da darci, lasciatelo nei commenti perché può essere utile a tutti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, in bocca al lupo come sempre per tutti i vostri esami e i vostri impegni, vi mando un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Da prossima settimana pubblicherò ufficialmente 2 video a settimana, un video il mercoledì e un video il sabato all'1. Quindi ci vediamo mercoledì alle 13 sul canale.